Oltre il 50% delle artrosi del ginocchio presenta una sintomatologia evidente. A causa di tale patologia, in tutto il mondo 1.800.000 persone convivono con una protesi. Nel nostro paese vengono effettuati ogni anno 47.200 interventi di questo tipo. E allora, amici, ancora una volta vi invito a scriverci la vostra domanda attraverso un SMS al numero 349 55 38 528. Riospitiamo il professor Francesco Bove, primario ortopedico presso l'Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata. Un piacere ritrovarla. Salve, professore. Buongiorno. Allora, abbiamo sentito quanto e quanto e perché si rende necessario l'inserimento talvolta di una protesi del ginocchio, che è un intervento comunque complesso. Perché? Perché un ginocchio consumato dall'artrosi necessita di un rivestimento per poter riassicurare una stabilità, un'anatomia molto vicina alla realtà, una stabilità, un asse, una buona articolarità e togliere il dolore. Quindi in tutto questo c'è la complessità di un intervento che richiede sempre più applicazione di materiali e di tecniche chirurgiche molto avanzate. Molto avanzate. Fra poco vi avviene, è già pronta l'articolazione in questione, vedete, l'abbiamo preparata, abbiamo detto, stiamo parlando del ginocchio, abbiamo poi il femore e la tibia. Volevo dirvi, quando parliamo di artrosi parliamo di un consumo precoce e rapido di cartilagine. Vediamo allora con quali sintomi si presenta l'artrosi del ginocchio: deformità articolare, dolore, limitazione nei movimenti, difficoltà a camminare. Allora, professor Scapagnini, dicevo consumo precoce di cartilagine, che cosa accade esattamente parlando di artrosi? Beh, innanzitutto affrontiamo proprio cosa è l'articolazione del ginocchio. È l'articolazione più grossa del nostro corpo. Ed è un'articolazione molto complessa, perché poi è quella che di fatto ci permette la flessibilità nella deambulazione, quindi diciamo subisce quotidianamente un carico molto forte. Come si diceva prima, è composta da due ossa principalmente, il femore e la tibia, ma collaborano anche in maniera lieve il perone e poi la rotula davanti, ha molti legamenti che la stabilizzano, ma fondamentale per la funzione di questa articolazione è proprio l'integrità della cartilagine che ricopre le superfici dell'articolazione stessa. Se facciamo partire l'animazione, vediamo di fatto che succede. L'artrosi è un fenomeno infiammatorio cronico degenerativo che porta nel tempo proprio alla perdita di materiale cartilagineo, che addirittura nel tempo arriva questa perdita a intaccare l'osso stesso, quindi con non solo fenomeni infiammatori che portano molto dolore, ma proprio poi con un blocco funzionale dell'articolazione stessa. Certo. Allora, professor Bove, tra poco vediamo in sala operatoria come grazie all'inserimento di una protesi si può andare a recuperare quella che è la funzionalità del ginocchio. Lei prima diceva che è necessario andare sempre avanti, fare passi in avanti rispetto alle protesi, ai tipi di protesi, a come intervenire, eccetera. Oggi a che punto siamo con gli interventi di protesizzazione del ginocchio? Ci sono delle grandi novità. Intanto non è più un intervento così demolitivo. Può essere considerato un intervento di rivestimento, quindi la demolizione dell'osso è veramente minima. E in tutto questo c'è un discorso di biomeccanica poi, perché queste protesi devono assicurare quel movimento molto complesso che è di rotolamento e scivolamento del ginocchio, e inoltre i materiali devono durare sempre più a lungo, e particolarmente il polietilene, che è la plastica che si interpone tra la tibia protesica e il femore protesico, deve durare di più, e ci sono ricerche avanzate che oggi danno una maggiore sicurezza di durata, perché questo è quello che questo poi è quello che conta. Interessa definitiva? Ai pazienti. Sì. Quindi definitiva? Beh, no, definitiva non lo possiamo mai dire, però insomma durano sempre rispetto di più al passato, e quindi sempre si possono operare persone molto più giovani. Ah, interessante, interessante. Allora, vediamolo all'opera questo intervento con Milena Minutoli. Siamo a Lini di Grottaferrata. Un dolore progressivo al ginocchio che va avanti da 5 anni. Una visita, gli esami, la diagnosi. Un'artrosi del ginocchio sinistro che ha creato malformazioni e compromesso la cartilagine. Questa è la storia di Paola, una signora di 76 anni che sta per essere operata a Lini di Grottaferrata. Allora, professor Bove, come comincia l'intervento di oggi? Abbiamo il ginocchio preparato, ci sarà un'incisione longitudinale che porterà all'esposizione del ginocchio.
Professore, una volta incisa la cute, come si procede? Si prepara il sottocutaneo e si espone la fascia che successivamente verrà incisa mettendo a nudo l'articolazione. Quella che vediamo adesso, professore, è la capsula articolare? Sì, questa è la capsula articolare che andiamo ad incidere per poter ribaltare la rotula e piegare così il ginocchio in maniera utile per la preparazione all'impianto della protesi. Che situazione si sta presentando? Ecco, abbiamo ribaltato la rotula, abbiamo piegato il ginocchio, vediamo la cartilagine che è consumata e quindi questa è l'espressione dell'artrosi e quindi adesso andremo a fare tutti i preparativi per la sagomatura. Professore, la sagomatura è un passaggio molto importante e di estrema precisione. In che cosa consiste esattamente? La sagomatura è la preparazione del ginocchio, in pratica viene decorticato, viene tolta tutta la cartilagine e vengono fatti dei tagli ben precisi per poter alloggiare la protesi. Vedo una strumentazione molto particolare, di cosa si tratta? Ecco, prima dell'intervento abbiamo fatto delle misurazioni con questi strumenti che vengono regolati con precise gradazioni. Andremo a fare dei tagli in maniera tale da risse meccanico e anatomico del ginocchio. Ora, professore, che ha preparato il femore e la tibia, come procederà? Adesso dobbiamo liberare la cavità del ginocchio da tutti i tessuti molli, in particolare dai menischi che sono degenerati, perché anche i menischi verranno sostituiti da una componente di plastica che si chiama polietilene. Ora, professore, che è pronta la sede dell'impianto, procederà direttamente con la protesi? No, applicheremo delle protesi di prova per assaggiare l'asse e la stabilità. Rimuoveremo queste componenti e applicheremo la protesi definitiva. La prova ha dato buon esito, ora avverrà l'inserimento della protesi definitiva. La strumentista, ecco, ha preparato il cemento e quindi potremo definitivamente applicare la protesi, che è un rivestimento e quindi una nuova articolazione per il soggetto. Pronti, professor Bove? Ecco, siamo alla prima fase dell'intervento. Vediamo il ginocchio, viene fatta una incisione longitudinale lungo l'asse del ginocchio. Quindi viene divaricata la cute, viene esposta la fascia muscolare, viene fatta incisa la fascia per ribaltare la rotula e quindi si espone l'articolazione consumata, quindi l'articolazione artrosica. Fantastico, andiamo avanti. La fase successiva è quella della sagomatura, quindi bisogna togliere con una sega e con degli strumenti molto particolari e precisi, viene tolta la parte consumata e viene creato l'alloggiamento per la definitiva protesi, ecco, con il trapano, insomma, con tutti gli strumenti un po' particolare e di precisione, questa è la cosa più importante. Fantastico, mi dica lei un lavoro di carpenteria, ecco. Ok, andiamo avanti. E quindi si passa alla fase finale, che è quella dell'applicazione del rivestimento protesico. Sono delle protesi metalliche con il polietilene, che è la parte di plastica che viene interposta nell'articolazione e che deve assicurare il movimento armonico secondo un asse preciso e togliere il dolore e dare la funzione. E togliere il dolore e dare la funzione. Certo, quello è il primo obiettivo. Ottimo. Allora, quando abbiamo trattato di articolazioni abbiamo sempre ribadito quanto anche il sovrappeso o l'obesità possono in qualche modo essere delle cause che accelerano o addirittura causano questo problema. C'è proprio una ricerca statunitense che mette in relazione obesità e problemi articolari. Sì, è un tema ovviamente molto attenzionato. Beh, un articolo che ha fatto storia abbastanza recente, di un paio di mesi fa, del gruppo della dottoressa Murphy dell'Istituto di Controllo delle Patologie di Atlanta, ha addirittura cercato di dare proprio un monitoraggio dettagliato, misurato, del rischio tra sovrappeso e sviluppo di artrosi patologica del ginocchio, studiando l'intera popolazione di una contea americana, il North Carolina, lo studio di Johnston. Dal 1990 tutti gli abitanti di questa contea sono stati monitorati e si è visto che non solo c'è una correlazione diretta, misurabile, tra peso e incidenza del rischio della patologia artrosica del ginocchio, ma che gli obesi, praticamente quasi tutti, cascano in questo problema. Ora, uno studio